accorto che potrebbe significare in un certo senso l'indicatore della nostra amministrazione, potrebbe essere. Mi spiace, ma no. L'inefficienza totale. Inefficienza con il mio antagonista che non sa più di cosa parlare. Devo presentare la lista, però qualche premessa credo ci stia tutta. Ho ascoltato un comizio ieri sera, il mio antagonista ha detto che in questi anni io non ho presentato nessun accesso agli atti. Questo è tutto l'elenco degli accessi agli atti che io ho presentato. Probabilmente se c'era un assente non era la minoranza, ma era lui, assente completamente. Assente, questi qui non li hai visti, eri assente. L'elenco ve lo leggerà Massimiliano perché è molto lungo. Poi ha parlato di consigli comunali. Signori miei, nei consigli comunali sarebbe giusto che partecipassero tutti i consiglieri. Io per tutti i consigli comunali, con all'ordine del giorno, gli oggetti importantissimi tipo sui bilanci di previsione, assestamenti, consuntivi, sapete con chi ho dovuto fare il consiglio comunale, sapete che era il mio interlocutore, non loro ma il funzionario responsabile. Tutte le volte loro non sapevano niente. L'ultimo consiglio sul bilancio di previsione, signori miei, con una delibera di giunta, sapete una somma di quanto l'avevano sbagliata? Di 10 milioni, neanche una quadratura, 10 milioni di errore. Se questa è l'amministrazione efficiente, 10 milioni di errore sulla quadratura. E sapete di cosa hanno parlato? Solamente di numeri. Infatti il mio intervento iniziò così: se avete parlato solamente di numeri in un bilancio di previsione che dovrebbe essere cosa? La programmazione, quello che un'amministrazione vuole fare come programmi, come progetti, come fare sviluppare, cioè da un punto di vista politico il nostro territorio, che l'hanno impoverito, e vedremo perché l'hanno impoverito con la loro inefficienza. Questo qui, loro solamente numeri. Allora, feci il mio intervento, avete detto solo numeri, e devo dire che questi numeri, solo numeri, e sono completamente sbagliati, di 10 milioni. Ecco che questa amministrazione. Hanno detto che sono stato assente, ed è vero, devo dire, perché c'è stato un consiglio comunale, fine novembre 2016, sul bilancio di assestamento. Io insegnavo tanto quell'anno, in tanti consigli comunali, che l'orario era un certo orario, si iniziava sempre quando stavamo noi già lì prima dell'inizio, mezz'ora dopo, anche più. Quel giorno lì io arrivai qualche minuto dopo le 11, il consiglio comunale sull'assestamento di bilancio era già finito, signori miei, perché io non dovevo stare in consiglio. Questa è la loro trasparenza, questa qui. Amministrazione trasparente è questo. Un codice deontologico che noi avremo, mi richiederebbe di aspettare almeno qualche minuto prima di iniziare il consiglio comunale, perché si può tardare. Però loro potevano tardare, noi no. Signori, pochissimi minuti, li trovai sulla scala, li trovai. Già finito un consiglio comunale con l'assestamento di bilancio, importantissimo, 4 righe, perché dovevano chiudere subito, lo dovevano chiudere. Ecco, l'amministrazione trasparente la si chiamano. No, Pantaleo mi dice, mi beccai anche la multa effettivamente, perché sulla strada io ho detto, sapete che c'è l'auto Velox, per arrivare in tempo mi sono beccato la multa e anche i punti sulla patente. Tutti le mattine li facciano i negozi. Per quanto riguarda poi i bilanci che loro dicono a posto, tutto così. C'è stato un bilancio, siccome non sanno programmare, e questo sarà scritto nei numeri che ora vi dirò, noi abbiamo pagato, signori, delle sanzioni, perché fra il programmato e il consuntivo hanno sforato di moltissimo e abbiamo dovuto pagare soldi che sono di tutti noi come sanzione per la mancata giusta programmazione, questi signori qui. Vedete quanto ci costano questo qui significa?
perché pagare, mentre prima se tu fra il previsto e il consuntivo era una sanzione fissa, a un certo punto c'è la normativa, ha detto no, non ti faccio più una sanzione fissa, ti faccio pagare in base a quanto hai sforato. Ti posso assicurare che abbiamo sforato di molto e noi abbiamo pagato molto. Ora comunque sono andato avanti, è giusto vi presenti la lista, insomma, perché sembra che il comizio già è molto avviato e siamo solamente all'inizio. Siccome siamo un territorio, un progetto comune, una comunità tutta intera, il nostro punto di forza ci deve essere proprio questa caratteristica di sei centri, deve essere questo, ci deve essere proprio sul nostro tipo web marketing per valorizzare questo territorio. Loro lo faranno dopo, sempre, fanno sempre dopo loro, fanno, in questi 5 anni è servito bene, loro hanno messo le basi, poi dopo 5 anni non bisogna fare niente perché c'erano troppi debiti e ora vi dimostrerò dopo che non è neanche vero questo qui. In definitiva la lista è fatta territorialmente su tutti i centri e l'accordo nostro è stato, quando abbiamo fatto la lista, che nei centri dove noi siamo rappresentati ogni centro avrà un amministratore. Passo a presentarvi i candidati. Andrea Antonucci. Mauro Carofalo. Felice D'Aprile. Gerardo De Gaetanis. Demetrio Giacomo Maria, Elia Roberta, Leo Massimiliano, Mangè Pantaleo, Papa Pascali Lucia, Michele Salvatore, Sciolti Andrea, Sciolti Mariangela. La nostra è una lista di gente che senza nessun condizionamento e senza nessuna condizione sospensiva, ecco, si è composta per il bene di questo comune. Loro ci dicono sono l'insieme di un tre liste, va bene. Andiamo a livello storico. Da quando c'è la nuova normativa con l'elezione diretta del sindaco nel comune di Verno, e questa è la 7ª elezione, di queste 7 elezioni con questa ben 5 su 7 hanno avuto solamente 2 liste. Ce n'è stata una nel 2008, nel 98 con 3 liste, e l'ultima quest'ubriacatura generale, insomma, con 5 liste. Questo potrebbe essere, siccome io arrivai di pochissimi voti, no? Dietro quella lista, in generale questo qui, nei comuni sopra i 15.000 abitanti c'è il ballottaggio quando c'è nessuna lista raggiunge il 50%. Il ballottaggio lo stiamo facendo quest'anno perché noi quel 50% lo supereremo e di molto, e di molto. Però sono fortunati perché qualsiasi numero di voti prenderanno, avranno sempre 4 eletti, quindi questo qui già va benissimo per loro, ecco, quindi possono anche impegnarsi poco, tanto la differenza, che sarà comunque moltissima, allora porterà comunque 4 consiglieri di minoranza, quindi già sotto questo aspetto sono molto fortunati. Sono. Passiamo con quello che hanno fatto, che vi stavo dicendo, potremmo intitolare questa cosa qui tipo l'inefficienza della nostra amministrazione, anzi la crescente inefficienza della nostra amministrazione. Loro si sono presentati dicendo che hanno avuto un assessore al bilancio, probabilmente non molto presente neanche, però in qualche consiglio comunale mi ricordo che noi non l'abbiamo visto ma risultava anche presente, quindi no, sono capaci di tutto, probabilmente sono stati capaci pure di mettere delle presenze di qualcuno da Roma, forse erano collegati, non lo so, come conferenza, e probabilmente poteva essere valido come presenza questa qui, poteva essere.
che aveva sanato il bilancio. Il comune è un'azienda di erogazione, non è un SRL, un SPA dove bisogna fare un utile. Il comune, se incassa dei soldi dalla gente, deve dare dei servizi. Se un comune incassa molti soldi, come ha fatto questa amministrazione, ne ha incassati tanti perché sappiamo tutti quanti le aliquote al massimo tutte, e poi pensa che un avanzo di amministrazione sia un fiore all'occhiello, posso dire, ha un avanzo di amministrazione di 2.896.000, mi pare. È l'inefficienza più totale, signori, questa qui. Perché? Perché significa che il comune ha sottratto risorse alla gente, che già sappiamo quanto sta in difficoltà, per non dare servizi. Allora io come comune ho il dovere di dare dei servizi, altrimenti quella ricchezza ce la faccio circolare nel comune. Il comune, se ha un fine istituzionale, è quello di far girare c'è l'economia, non di impoverire il comune, cioè come hanno fatto loro, perché così ci hanno preso tanti soldi e hanno impoverito questo territorio senza fare niente, senza programmazione. Perché non spendere i soldi, andare in avanzo di amministrazione, significa cosa? Significa praticamente non aver programmato niente, non avere progetti. L'unico loro progetto, quando parlavo effettivamente il Consiglio Comunale, era sempre dei numeri. Li sbagliavano pure, quindi cosa dovevano fare questi qui? Se questi numeri erano ogni volta sbagliati. Non sapevano. Per quanto riguarda però questi soldi presi, noi abbiamo pensato nel nostro programma a qualcosa che possa aiutare. Pensiamo prima alla gente meno ambiente, e dopo magari passeremo anche a pensare tipo imprese e qualcos'altro, come si possono aiutare. Siccome ho visto della gente piangere, e questo lo dico veramente, non come dice c'è il nostro sindaco che dice delle cose che non sono assolutamente vere, noi abbiamo pensato nel nostro programma al baratto amministrativo. Cosa significa questo baratto amministrativo? Che facendo una delibera noi porremo delle condizioni ai cittadini che sono meno abbienti, che devono pagare TARI, IMU, TASI, di poter pagare questo debito attraverso dei lavori. Attraverso questi lavori noi raggiungeremo due obiettivi: non faremo piangere questi cittadini e tutte quelle erbacce e quelle schifezze che stanno nelle strade, a fianco alle strade, ovunque, che vediamo ogni giorno, che sembra il benvenuto nel comune di Vernole. E questo è il benvenuto nel comune di Vernole. D'altronde, a fianco al benvenuto nel comune di Vernole, dall'altro lato c'è un bell'autovelo. Questo è il nostro benvenuto. Però si vede che parlano già da sconfitti, effettivamente, perché questa rabbia che hanno si vede che già. Però ho detto statevi tranquilli, tanto quattro consiglieri in minoranza li avete sicuro, quindi a parte c'è la differenza quella che sarà, ormai statevi tranquilli, tanto avete perso, sicuro, no? Però mentre con 4-5 liste c'era il fatto di chi andava in minoranza magari, questa volta non ci sarà neanche, quindi perché impegnarvi tanto? Giusto Pantaleo? Mi pare, quindi. Altra cosa, oltre al baratto amministrativo, una cosa che noi faremo è il canone d'affitto concordato, ed è una cosa importantissima, perché questo qui permette sempre alla gente meno abbiente di stare in una casa a un prezzo minore. Perché a un prezzo minore? Ci deve essere, c'è un motivo. Perché essendo il nostro comune un comune ad alta tensione abitativa, con un accordo che deve essere fatto su iniziativa del comune, che interagirà con associazioni dei proprietari, associazioni degli inquilini, facendo questo accordo dal 2017 c'è una normativa che dice che i proprietari possono pagare solamente il 10% come imposta sostitutiva, che va a sostituire IRPEF, va a sostituire addizionale regionale, addizionale comunale, imposta di registro, imposta di bollo, che può arrivare a cifre elevate, perché se pensate che uno che guadagna molti soldi paga il 43% di IRPEF, 2% quasi l'addizionale regionale comunale, praticamente se ne uscirà, diciamo, con semplicemente il 10%. Quindi noi faremo il canone d'affitto concordato. Per quanto riguarda i giovani invece, faremo uno sportello in forma giovani. Questo sportello in forma giovani metteremo
delle persone che ci sono nel nostro territorio, che sono molto brave, bravissime a livello di finanza agevolata. Noi ci metteremo in contatto, perché se dobbiamo spendere per qualche collaborazione esterna, preferiremo spendere per qualche collaborazione esterna che possa far crescere il comune, e non per qualche collaborazione esterna di quelle che devono incassare attraverso IMU, sanzioni, interessi, e poi questa società cioè si porta a Novoli tantissimi soldi. Ed anche per questo in un consiglio comunale io proposi la definizione agevolata. Cosa significava? Questa definizione agevolata, il periodo della rottamazione cartelle, dovete pensare, scaduto il 15 maggio, che chi aveva delle pendenze con l'ex Equitalia, adesso agenzia riscossione, ha pagato, ha potuto fare questa definizione agevolata, anzi ancora ciò non ha pagato, inizierà a pagare successivamente, pagando anche dal 2000, pensate quanti interessi e sanzioni ci possono essere, pagherà solamente la quota capitale. Ho proposto questo, mi è stato detto che gli evasori queste cose non aspettano. Per il comune di Vernole, chi non ha soldi per pagare IMU, TASI e TARI sono evasori, sono. Per noi no, chi non ha soldi, i meno abbienti, per pagare IMU, TASI e TARI devono essere aiutati e non considerati degli evasori. Evasori è chi sottrae dell'imponibile. Se uno ci guadagna 100.000 euro e ne dichiara 40.000 o 30.000 euro, quello è un evasore. Non chi non ha i soldi per pagare, non è un evasore, è un meno ambiente che va aiutato, quello lì è. Evasori sono stati chiamati in consiglio comunale, perché dovevano fare i soldi per cosa? Per la loro indennità? Ma 5 anni fa non dovevano essere sulle indennità, che dovevano essere dimezzate. E adesso come stanno le cose? Ci dica i nostri amministratori quanto prendono di indennità rispetto a quel programma loro. Ci dicano se il programma è stato rispettato, perché sui palchi la nostra indennità, grazie alla nostra indennità, mi pare che c'è un bel importo che non credo che sia ridotto al massimo che posso aspettare. È sicuramente il massimo che posso aspettare e lo stanno prendendo. È un comune che deve crescere da un punto di vista economico, sociale. Non si può, per un pareggio di bilancio che, ripeto, non c'è stato, perché chiudere il bilancio, signori, bisogna chiudere il bilancio o in pareggio o in leggero avanzo. Poi nel momento in cui si chiude o con un disavanzo o anche con un avanzo, quella lì è inefficienza. La loro inefficienza è stata crescente. Se io vi mostro dal 2013 al 2018, quindi sia avanzo o disavanzo, se il numero è maggiore, è sempre inefficienza totale. Il loro numero dei bilanci dell'avanzo o disavanzo di amministrazione dal 2013 al 2017 è cresciuto ogni anno. Quindi perciò il titolo di questo comizio è l'inefficienza crescente di questa amministrazione. Ora passo la parola ai candidati di Studà. Iniziamo Mauro Garofalo. Buonasera a tutti. Inizio aprendo una breve parentesi. L'altra sera hanno fatto un comizio qua a Studà, dove una candidata del nostro paese ha offeso la nostra lista e i nostri candidati politici, diciamo, da 20 anni. Io credo che noi come nuovi candidati dobbiamo parlare del futuro, dei progetti che abbiamo per il nostro paese, della disponibilità che noi possiamo dare al territorio, stando in mezzo alla gente, parlando con le persone per capire i problemi che ci sono in mezzo tra di noi, non offendere le persone che sono dietro una lista con tanto lavoro e con tanta passione, ma soprattutto comunque
quello che non bisogna fare è puntare il dito su persone che non sono neanche candidate. Persone che hanno fatto sacrifici nella vita, hanno portato avanti la famiglia e poi si sono viste catapultate in mezzo alla strada. Niente, il mio impegno è quello di poter stare in mezzo a voi e con la massima disponibilità, con la massima efficienza. Basta, questo è quello che posso dire. Lascio la parola. Bravissimo Mauro, un altro applauso ancora a Mauro. Andrea Sciolti. Salve, buonasera a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziarvi perché per me è un onore stare su questo palco e poter parlare finalmente al mio paese, al mio popolo e alla mia gente. Chi mi conosce lo sa bene, io non sono un politico, non sono un politicante e non parlo il politichese, io sono una persona che a 20 anni, 18 anni, 20 anni fa ho dovuto fare le mie valigie e andar via per necessità e per farmi costruirmi tutto quello che ho. Tutto quello che ho ce l'ho perché l'ho costruito io senza dover dire grazie a nessuno. A nessuno, lo posso dire urlando tante volte. Io mi sono costruito da solo. Un'altra cosa, visto che oggi c'è una persona alla mia sinistra che ci ha onorato della sua presenza, che io ho invitato tempo fa e oggi con piacere lo saluto visto che è venuto ad ascoltarci. Voglio far sapere a tutti, perché loro parlano sempre, sempre delle stesse cose, TAP o non TAP. Voglio far capire e dire a tutti, noi siamo contro TAP. Bravo! Uso anche una frase che loro usano spesso, TAP è una montagna di merda ed hanno ragione, io sono d'accordo con loro. Bravo! Però noi non siamo gente che domani va a prendere il manganello, i bastoni e andare a picchiare poliziotti e gente così. Noi siamo delle persone. Noi siamo delle persone che facciamo le lotte e le vogliamo fare democraticamente. Vedo che c'è gente che non è d'accordo, apprezzo anche chi non è d'accordo perché noi siamo rispettosi di tutti, anche di chi non è d'accordo con noi. Niente, parola rispetto, una parola rispetto che sinceramente per me è la prima esperienza, penso chi mi conosce lo sa. Vedo mancare in ogni comizio soprattutto degli avversari, sentiamo sempre e offese. Loro sono venuti qua a studiare nel nostro paese, signori, a parlarci di questa amministrazione, di 5 anni di buio degli ultimi 5 anni di buio di questa nel nostro paese. Come se fossimo stati noi a governare. Avete governato voi, 5 anni di buio l'avete fatti voi, non l'abbiamo fatti noi. Niente, il tempo purtroppo stringe perché ci sarebbe da parlare per ore e ore e ore, il comizio dovrebbe finire domani mattina, però niente. Anche il signor Luca, perché io lo chiamo signore e gli stringo la mano ogni volta che scende dal comizio, anche ieri sera gli ho stretto la mano perché sempre per la famosa parola rispetto, però lei, signor Luca, che viene qua e mi viene a parlare della via Vanze, non so, chi conosce Studà lo sa benissimo dove è via Vanze. Io abito in via Genova, per andare a casa mia devo percorrere per forza via Vanze. Via Vanze è sempre stata una strada minata, sembra una strada di Baghdad quella strada, c'era solo un modo per rovinarla ancora di più. C'era solo un modo per rovinarla ancora di più, costruire quel dosso inutile che hanno fatto. Punto, io ho finito. Vi saluto, grazie a tutti. Buona serata.
Che squadra! Bravissimo Andrea. Ed ora Massimiliano Leo. Buonasera, grazie a tutti per la partecipazione, saluto anche i miei amici candidati di lista e ringrazio Franco per quest'altra opportunità che ci dà. Noi abbiamo un debito con i nostri elettori, ma soprattutto con quelli passati, io personalmente con i 320 elettori. E un debito di informazione più che altro, praticamente. Franco mi dà l'onere praticamente di leggere il nostro lavoro in 5 anni, almeno per quanto riguarda l'eccesso del latte, senz'altro. Febbraio 2014, viene presentata l'interpellanza, mi dovete dare qualche minuto perché comunque è diverso. Sì, interpellanza sulle funzioni dell'ufficio tecnico comunale. Giugno 2014, accesso agli atti per le verifica di legittimità. Purtroppo sono norme tecniche, praticamente, oggetti un po' particolari. 23 giugno 2015, segnalazione igienico-sanitaria per la Villa Strudà. 16 luglio 2015, seconda segnalazione igienico-sanitaria per la Villa Strudà. 30 novembre 2015, richiesta di rettifica sulle presenze dell'assessore Longo. 9-12-2015, parere dei revisori non allegati sulle delibere, richiesta di copia. 13 gennaio 2016, accesso agli atti per l'impianto eolico. 8 febbraio, accesso agli atti per la gestione del servizio di illuminazione pubblica e votiva. 12 febbraio, accesso agli atti dei servizi funebri del comune di Vernola. 22 marzo, richiesta per copia, occupazione e relazione per i calcoli e l'operazione proposta sempre dell'impianto eolico a Bisignano. 29 aprile, accesso agli atti e copia del tracciato per la rete SNAM e posa del metanodotto all'interno del parco eolico. 26 maggio e 3 giugno ci fu un problema praticamente per l'abbandono del revisore dei conti, due altri accessi agli atti e l'incontro in prefettura con il viceprefetto Aprea praticamente, perché c'erano delle difformità sulla presentazione e deposito dei bilanci da parte del dirigente funzionario. Il 16-19 luglio presentiamo l'accesso agli atti per l'offerta economica di tariffa energia. Il 16-19 luglio accesso agli atti per la ricostruzione urbana e la pavimentazione del centro di Strudà e di Vernole. Il 19 luglio la segnalazione di illuminazione di piazza di Sorgimento e segnalazione per la potatura degli alberi di piazza di Sorgimento. Il 12 luglio segnalazione per la fruibilità dei passi carrabili e stipula di un'apposita convenzione presso l'assessore Longo Barbara. Il 12 luglio istanza per le manifestazioni interesse e cura di uno o più aree verdi pubbliche da prendere in carico da parte nostra, mai avuta risposta. L'8 settembre la documentazione fotografica per la situazione del plesso della scuola di Strudà. A marzo 2018 l'accesso agli atti perché sul piano coste comunale di cui il Comune di Verno è stato commissariato praticamente. E poi i martedì e i giovedì passati al comando dei vigili per la riermazione delle istanze per gli accessi IMI, IMO, TASI e TARI. E poi chiamate, colloqui e quant'altro. Qualcosa non abbiamo fatto, questo è vero praticamente. Gli abbiamo lasciato troppo fare. Ma questo per non mettere mai i bastoni tra le ruote, soprattutto nel nostro paese praticamente. E di questo vi chiedo comunque scusa. Comunque lascio a voi giudicare praticamente 5 anni di loro amministrazione. E passiamo diciamo, al programma, già Franco aveva anticipato la 164/2014, la legge sul baratto amministrativo, e non c'è da aggiungere altro. Questo mi nasce quando, tornando da uno di quegli accessi agli atti, quei martedì e giovedì al comando con la Future Service, una signora torna a casa e per 14 metri quadrati mi dice: ma signora, se io non tengo manco un mangio, come faccio a fare la spazzatura? Lì in consiglio partiamo con le riduzioni dei costi e introduzione delle ISEE per la spazzatura. Più volte, 4 volte su 5, ci viene detto che comunque la riduzione dei costi aumenta il piano finanziario, ma io vi posso garantire che in 5 anni senza quella riduzione dei costi il piano finanziario del Comune di Verno è aumentato di 231.000 euro in spazzatura. Quindi primo aumento del 25%, il secondo aumento deliberato a breve, con cartella il 30 giugno, praticamente a medio ammontare 27% altro di aumento, però dal 30 giugno, non dal 22 maggio come era la regola. Un'altra cosa che comunque mi chiedevano praticamente giustamente le persone è che, e vi prometto praticamente, se andremo praticamente, cambieremo il modo dell'accertamento. Quell'accertamento loro è fatto attraverso capofamiglia immobili. Noi passeremo, affiancheremo comunque un accertamento di tipo civico su civico, cioè porta a porta, non come differenziata, porta a porta per l'accertamento, per ICI e spazzatura.
Cosa è successo in questi anni praticamente? Notificavo le cartelle esattoriali, scusate, gli avvisi di pagamento praticamente, accertamento, avviso di pagamento. Molte di quelle cartelle cosa succedeva? O venivano rettificate in diminuzione o venivano addirittura annullate perché comunque erano proprio sbagliate nell'oggetto della stessa. Nel frattempo praticamente chi andava a reperire il geometra andava pagato, il collaboratore andava pagato. Cosa è giusto che sia, ammesso che la società comunque rimanga con noi, che comunque si ridefinisca la convenzione, qualora vengano annullati gli atti, tutte le spese che ricadono sulla società e non sul contribuente. Per una questione di equità. Per questione di equità. Io lascio la parola a Giacomo, a Franco e poi a Giacomo, e ci vediamo al prossimo comizio. Bravissimo Massimiliano. Così non troveremo sul comune quando andremo qualche signora che dirà devi pagare, perché se avranno sbagliato loro dovrà pagare la società che sta in convenzione, perché è troppo facile mandare un accertamento sbagliato e poi dice se vuoi fai ricorso. Questo non dovrà succedere più. O magari trovare poi su questo qui nelle nostre richieste, probabilmente domani mattina ne farò un'altra. E ve ne parlerò dopo di cosa consiste, proprio su questo argomento qui. Ora Giacomo Demetri. Buonasera a tutti, sarò veloce perché c'è Lucia che vuole anche parlare, vuole fare un intervento. Allora, siccome qualcuno ci accusava che noi non siamo quelle persone che parliamo per sentito dire, noi qualsiasi cosa che vogliamo proporre, qualsiasi cosa che diciamo qui è tutta dimostrabile, noi non parliamo a vano. Adesso vi leggo uno straccio di un articolo del quotidiano del 28 febbraio del 2016. Turbativa d'asta è l'ipotesi di reato che vede al momento iscritti sul registro degli indagati due tecnici comunali e tutti i componenti della società di ingegneri ed architetti, le cui firme appaiono in calcio al progetto Rigenerazione del centro urbano secondo lotto e che vede in cima all'elenco il nome dell'ingegnere Luca De Carlo, 43 anni, del 2013 a capo dell'amministrazione comunale di Verna. Questo che cosa significa? In questi giorni abbiamo ascoltato sui palchi dei vari paesi che il loro motto quest'anno è legalità e onestà. Questa persona qui, per onestà, nel 2016, pure per rispetto delle persone che rappresenta, avrebbe almeno dovuto dimettersi. Soltanto questo, perché non si può, queste persone non possono venire sui palchi a parlare di onestà e legalità quando vengono poi, tra virgolette, comandate da una persona che commette queste cose qui. Io auguro a questa persona qui che possa realmente, che vada a buon fine, la cosa che venga archiviata, perché sono sempre cose. Però se dobbiamo parlare di legalità, questo non è un esempio. Ripeto, io spero che questa persona possa dimostrare che la sua innocenza, glielo auguro con tutto il cuore. Quindi l'unica cosa che voglio dire adesso è che negli ultimi giorni abbiamo ascoltato delle persone che veramente sono arrivate alla frutta, come quando i bambini finisce la festa e buttano tutti i piatti per terra. Questo è segno di debolezza, di paura, perché questa volta, come dice qualcuno qui vicino, scagliata di pipi sul mare. Adesso lascio la parola a Lucia. Lucia Papa Pascali, perché deve chiarire qualcosa in riferimento a lunedì passato. Infatti lunedì scorso noi nella nostra scaletta, oggi non era programmato come comizio Strudà, ma per certe cose dette lunedì sera, dove si è arrivati praticamente alla provocazione, perché ci hanno provocato, però noi non scenderemo a questi livelli sicuramente. Lucia Papa. Siete una piazza meravigliosa, bellissima. Siete la piazza di un'intera comunità. Siete la piazza del paese che vogliamo, perché noi vogliamo un paese unito, un paese in cui tutti quanti i cittadini devono essere tutti di serie A.
ascoltato. Il comizio lunedì della lista numero uno. Avete due, scusate. Con a capo il sindaco uscente Luca De Carlo. Adesso avete ascoltato il nostro candidato sindaco, Franco Nero. Nella lista numero uno. Non c'è paragone. Non c'è paragone. Una vergogna. Un sindaco che esce 5 anni dopo aver governato il paese e non sa dir nulla di quello che ha fatto. Un sindaco che non ha mai avuto e che non avrà mai un respiro programmatorio, una visione del paese. Il nostro candidato sindaco ce l'ha. Per la prima volta nella sua strudà e in tutte le piazze parlerà di programma, perché il nostro sindaco ha parlato. Ha parlato, ha detto cosa vogliamo fare. Loro no. E mi riallaccio al comizio di lunedì. È stata una apoteosi di schifezza. Perché, amici, guardate che nella vita tutto si crea, tutto si trasforma, tutto si distrugge, la falsità no. Il falso rimane quello che è, tale era e tale rimane. E al di là delle falsità, con certe parole di una candidata che adesso mi sfugge il nome, non ricordo. Va a parlare di senza tetti. L'anzianità. Beh, questa signora forse mi sono detta, o ha la porzione di un elisir di lunga giovinezza, oppure immagina di morire presto. Di questo si tratta. Nulla di più. Al sindaco uscente dico, visto il suo livore nei confronti personali, nei confronti di Pantaleo, dove ci definisce la parte peggiore della politica di Vernola. Sindaco, mi deludi, mi stai portando su un terreno dove tu sei perdente già in inizio. Per cortesia, la sottoscritta nel 94 e 95 ero a casa, non mi ero manco candidata. Stai sereno, te lo dico con un sorriso, stai sereno. Ma io mi sarei aspettato invece un sindaco uscente che venisse qui a strudà in punta di piedi, non perché, chiariamoci, non perché il candidato al nostro sindaco sia di strudà, giammai, non per questo, ma mi sarei aspettato che venisse qui a strudà a chiedere scusa di come questa frazione una strada
questo, sempre con un suo dito accusatorio, perché a un certo punto qui la colpa di tutto siamo noi, se la prende con la minoranza, perché dice non mi avete interpellato per dire che qua ci sono questi problemi, se la prende con la Papa, se la prende con Mangè, e noi da 5 anni siamo a casa sempre con questo dito accusatorio, che fra poco gli viene l'artrosi a quel dito. No, sindaco, nel momento in cui tu te la prendevi con la minoranza era perché cercavi in una maniera goffa di nascondere sotto il tappeto le macerie di quella tua maggioranza. Ricordatelo, non c'era maggioranza e si è visto che si sono ricandidati e riconfermati solo in 3. Non era in quel comune, c'era soltanto posto per un divano a 3 posti. Gratificare coloro che erano nel giglio magico, di questo si è trattato. No, assolutamente, la colpa è della minoranza. 2 minuti, ok. Io dico, perché in ogni piazza fa alla smania di manifestare le sue virtù pubbliche e le sue virtù private. Sindaco, questo sta diventando soltanto un inno alla sua perduta verginità. Andiamo a governare. Progetto comune, lista numero 1, il 10 giugno. Il voto alla lista numero 1 con il motto Noi per voi. Grazie a tutti quanti di cuore, siete stati meravigliosi, grazie veramente di cuore. Domani sera tutti a Pisignano.